proviamo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Chiara e anche oggi sono qui per fare un make up insieme. Allora, ho cambiato un po' di cose qua dietro, io spero che sia bellino da vedere, perché io poi sono quella degli esperimenti. Ah, così non si vede più lì dietro il coso che non mi piaceva. Sono qua con il mio candy drink alla mela, che sapete amo. Vi ho fatto un video sui prodotti per bere, degli aiuti per bere di più, ve lo lascio qui nelle schede. Quindi acqua, che in realtà è già tardi, a quest'ora dovrei già smettere di bere per il semplice fatto che devo andare a lavorare. Allora, cominciamo col mettere la crema viso. Mettiamo la crema giorno, questa qui di Oxy Revolution, che vi ho fatto vedere in un unboxing. Anzi, vedrete l'unboxing, perché penso che questo video ve lo pubblicherò di domenica, quindi farò un video della domenica un po' più carino del solito. E lo vedrete domani. Domani vi mostro bene l'unboxing. Sì, dai, ho deciso che questo sarà il video di domenica. Quindi domani vedrete l'unboxing completo di questi prodotti e poi chiaramente nel tempo me li vedrete utilizzare insieme a voi. Oggi vorrei fare un video dove questa crema qua mi piace molto. Comunque ho la pelle un po' disastrata perché tra il caldo, la mascherina e l'ovulazione di mezzo c'è un perdere. Allora, ho anche messo qua il mio faretto che di solito utilizzavo per il telefono sopra la Canon, così pare bene. Acqua, tanta bella acqua. Allora, cominciamo subito col make-up look e oggi voglio parlare di un argomento che mi è stato richiesto. Dovevo fare ancora un paio di domeniche fa, ma avete visto che i video della domenica sono stati un attimo... ho fatto un po' di fatica. Allora, oggi vogliamo parlare del mukbang, ossia i video. Prima stavo cercando di capire come si pronuncia questa cosa qua, ve lo faccio vedere qui. Parliamo di questa follia qua. Dato che, allora, intanto mi trucco, andiamo avanti perché sennò qua ci mettiamo mezza giornata. Oggi per truccarci cosa usiamo? Ho già usato un paio di volte, due, tre volte. Anzi, oggi usiamo... Ok, allora oggi riprendo in mano la Poison Garden, anche se l'avevo messa via perché stavo cominciando a fare altre serie di look, ma dato che ve lo pubblico domenica andiamo a utilizzare di nuovo lei. Quindi andiamo a usare la Poison Garden, che ha questi colori qua, ve li faccio vedere da vicino. Ok, voglio fare un look semplice, ve lo dico, perché non fuori è un caldo tremendo, non ho voglia di fare make up troppo impegnativi, voglio andare di là poi editarvi questo make up, quindi così. Allora, cos'è il mukbang? Mukbang, non so come si pronunci correttamente, quindi perdonatemi. Comunque sono video che io non ho mai compreso, onesta, che fanno anche molti influencer e youtuber italiani. Io mi chiedo, ma veramente aspettate un attimo, eccomi, non trovo la protezione solare, questa l'ho presa a Decathlon. Io dico, veramente la tua morale, cioè veramente qualsiasi cosa pur di fare visualizzazioni e soldi, qualsiasi, anche dare un messaggio così diseducativo. Poi tra l'altro ce n'è una in particolare che lo fa con le figlie. Oh mio Dio, ma che cazzo fai? Anche il mangiare sul letto, guardate, ho guardato un po', perché io chiaramente non seguo questa puttanata di video. Sapevo che c'erano, perché chiaramente poi YouTube ti butta fuori video che vanno in tendenza perché vengono visualizzati tantissimo e tu ti poni delle domande esistenziali, no? Sui motivi della vita. Sephora che mi manda messaggi, guardate, Sephora che vuole che io spenda i miei soldi, non mi avrei mai, Sephora, rimettimi a fuoco, bravo. Allora, andiamo col fondotinta, anche se
sarei stata felice di stare un pochino più leggera, però anzi, sapete che faccio? Metto questo qua di L'Oreal, ma è troppo chiaro adesso che sono abbronzata. Ieri ho dato l'autoabbronzante. Vado a mettere questo fondotinta qua, così intanto lo utilizzo anche. Una pompettata solo che cerco di tirare e stendere al meglio delle mie capacità, perché voglio fare uno strato sottile di prodotto. Allora, stavo dicendo, veramente non ho, sapete che non mi preparo mai niente, anche se sarebbe il caso di prepararsi qualcosa quando si parla di questi argomenti. Però partiamo dal principio, no? Allora, questa cosa qua, come leggevo prima, è nata in Corea. E vabbè, è qua. E qua noi possiamo già stendere un velo pietoso, però. E mi chiedo, davvero abbiamo bisogno di portarci qualsiasi cosa che vediamo dalle altre parti del mondo? Cioè, veramente c'era bisogno anche di questo trend che c'è da una vita, no? Poi c'era anche lo youtuber, quello lì, come si chiamava? Yotobo? Non mi ricordo. Uno youtuber che è morto a 40 anni, che faceva quel tipo di video là, che mangiava come un ossesso, si abbuffava, faceva dei video di merda, tra l'altro orrendo da vedere, ma non solo per il fatto del rumore, perché questi video qua sono fatti apposta per fare rumore mentre si mangiano, la gente li guarda perché in teoria si rilassa. Poi possiamo anche stendere, aprire una parentesi sulle perversioni della gente, che però insomma, finché non ci toccano, no? Va bene lo stesso, il mondo è pieno di perversi, c'è poco da fare. Perché non, rimaniamo sempre la mia solita filosofia di vita, no? Non può essere tutto concesso e tutto normale, perché se fosse tutto normale non ci sarebbero le cose anormali. Bene, quindi se c'è qualche disfunzione di questo tipo bisogna anche riconoscerla. Per quanto a me non me ne freghi niente se uno piace sentire qualcuno mangiare, affari suoi, non mi interessa niente, però. Allora, dato che questo video mi è stato proprio chiesto di dire cosa ne penso e di parlarne, io sapete che mi chiamo Chiara, sono Chiara di nome, di fatto, di fatti, e io non sono capace di dire cose che non penso proprio, ma neanche se ci provo, se io vi conto una balla, me lo vedete subito, cioè ho proprio un'altra faccia, vedete subito quando dico cagate o cose che non penso. Metto il correttore di Essence. Questo qua è il camouflage perché ce l'ho, lo devo finire. Non lo amo particolarmente, infatti come vedete ne metto poco poco poco. Mi avvicino un momento. Dovrei essere sempre qua. Ho fatto questi cambiamenti qua nella mia scrivania che spero non siano serviti a qualcosa. Sfumo bene con questa spugnetta qua, dopo vado a lavare tutti i miei pennelli. E sì, diciamo che ho sempre visto questi video qua e ho anche visto quando sono, cioè no, ho visto che c'erano, non visti nel senso che li guardavo. Già dagli ASMR io mi sono sempre posta molte domande, però vabbè, ognuno si rilassa come vuole. Ma il concetto di vedere qualcuno mangiare enormità di cibo dovrebbe farvi venire da vomitare proprio per il messaggio in sé, per il messaggio che viene lanciato. Allora, io non sono affatto una buona samaritana, non sono una che guarda, cioè io sono una brava persona per certe cose, per altre molto meno. Vado a prendere qua il marrone scuro della palette che si chiama Adagio e lo vado a usare per fare le mie sopracciglia. Io sono una brava persona per tante cose, però non è che non mi interesso molto della globalità del mondo, ve lo dico schiettamente e senza troppi fronzoli. Io sono molto attenta alle persone, a quello che mi circonda nel diretto, ma non mi faccio problemi nel globale, nel senso che la mia vita è già complicata e voglio concentrarmi e dare il massimo delle mie energie alle persone che ho accanto, alle persone che mi seguono, e per me là si conclude il mondo. Quindi non sono assolutamente una attenta ai bisogni mondiali. Che forse detta così mi sto descrivendo molto peggio di quello che è, però è per farvi capire che
È un preambolo della mia prossima frase, che è: cioè, la gente che muore di fame nel mondo e noi stiamo qua a buttare il cibo per fare dei video di merda, scusatemi, ma anche meno. Oltretutto, la diseducazione che viene data, anche perché questi video qua di solito vengono fatti, cioè, oltre a essere visti da gente che probabilmente sta tanto bene. Con tutto il rispetto, parlandoci tra di voi, c'è chi ama i video di questo tipo, ama vedere la gente abbuffarsi. Probabilmente qualcosa non funziona. Io mi sembro sempre strabico quando sono qua. Qualcosa non va, credo. Per il mio modesto punto di vista, che ripeto sempre, non conta un cazzo, è il mio punto di vista, è il mio canale, dico quello che io credo, non faccio video divulgativi, faccio video di make-up. Faccio video dove tratto delle tematiche che magari mi vengono chieste, come in questo caso, quindi io vi do la mia personale opinione da ragazza comune che non conta niente nella comunità. Questa è una parentesi. Altra parentesi, qua questo è un video pieno di parentesi. Non mi sono mai capacitata del perché certe tipologie di video tipo questi diventassero poi virali, ed ho capito che diventa virale quello che fa schifo, che non è tanto perché voglio fare un distinguo tra i video che fa per esempio VG Thomas, mi sembra si chiami, che segue il suo canale, che lui fa delle grandi mangiate in tempo limitato, che però è in forma e ha i valori del sangue a posto, è uno che si allena tantissimo, e quindi lui, diciamo che ha cercato di fare una sfida con il cibo, che non è la stessa cosa dei video di cui vi sto parlando, sono due cose molto diverse. Anche Thomas fa delle, diciamo, abbuffate, che lui stesso dice di non replicare e di non rifare. Se non lo conoscete, beh, se me lo ricordo, ma sicuramente mi dimentico di metterlo nell'info box. Vabbè, in ogni caso cercate, vedrete che sicuramente lo trovate. Mi fa delle grandi mangiate più che abbuffate, fatte in un certo modo. La sua vita gira intorno a questo e ne ha creato un lavoro. È ok. Però lui poi si fa 50.000 passi a piedi, si allena con i pesi, ha fatto tutto un certo stile di vita per fare ciò, quindi è una cosa diversa. E diciamo che alcuni video li guardo anch'io perché dico: ce la farà veramente a mangiare tutto quello che si è prefissato? Beh, e già lì non avrebbe senso, però non si fa sentire che mangia, ok? Il rumore del cibo. Là si guarda solo uno che, diciamo, si sfida, man versus food. Ok, e non so neanche come identificarli in due modi diversi, nonostante siano molto diversi, sia a livello di scopo finale, che perché lui fa delle abbuffate, diciamo, con un fine, quindi neanche da definire effettivamente abbuffate, nonostante lo siano. Vado a fare due o tre lentiggine piccoline, quindi non so bene come cambiare o come identificare la differenza tra quel tipo di video e i video a cui mi riferisco io, proprio quelli puri e crudi, dove una si mette lì e mangia un casino di roba per far sentire i rumori e si abbuffa fino a star male. Poi magari vedete la gente che diventa obesa, o ancora peggio quando vedo delle pseudo mamme, e le chiamo, mi permetto di chiamarle pseudo perché una che fa così con i figli, per me una che alimenta in modo scorretto i propri figli non è una brava mamma. Una che si abbuffa con i figli non è una brava mamma. Una che si abbuffa con i figli per fare i video su YouTube non è una brava mamma. Con tutto l'affetto e l'amore che ci può essere sotto, guardate, con tutta la buona fede, ma ringraziamo Dio che io non ho deciso di fare l'assistente sociale nella mia vita, perché avrei disintegrato situazioni del genere. Avrei fatto un casino. Non è possibile. Se tu vuoi essere obesa, sii pure obesa. Se vuoi far diventare obesa anche tua figlia, magari anche meno. Soprattutto se lo fai per fare i video su YouTube. Ma vai a cagare. Dove vai? Chi sei?
Vabbè, tralasciando questo che purtroppo ho visto, ma anche la Carlittona, la nostra Carlitta Dolce, no? Che io non seguo più da una vita, non so neanche se c'è ancora il seguito sul canale, la seguivo quando faceva le ricette in casa, e poi non l'ho più seguita. E vabbè, comunque le ricette dei cosmetici, tipo 10 anni fa, qualcosa del genere, aiuto. Però mi è capitato di cercare di vedere e anche lei li faceva, non so se li faccia ancora. Comunque, proprio video appositi dove uno si mette là, mangia, ma si fa vedere che mangia enormità di cibo, così, giusto per. Soprattutto il problema è di cibo spazzatura. Cibo spazzatura. Che messaggio diamo alle persone che ci vedono? Terribile, un terribile messaggio. Cioè, secondo me è una piaga che dovrebbe essere. C'è una tipologia di video che andrebbe assolutamente vietata. Provando a prendere After Moon Peach di questi Shiglam. E io in realtà ho chiesto anche un po' ad alcune di voi, perché io poi sono sempre quella. Io sono molto quadrata nella mia vita, non penso che. Non, forse non è apparso così tanto questo aspetto del mio carattere. Io sono molto spigolosa. Sotto certi punti di vista e non ho grigi in molti campi. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Come tutte le volte che sono in preciclo, ho il contorno occhi secchissimo, ma proprio bello secco. Prendo un altro po' di crema solare. In realtà, la picchietto sulla spinetta che tanto la devo lavare e vado qui anche se mi si sposta un po' di fondotinta. In realtà, preferisco avere. Il fondo che si sposta un po', che non fa avere il contorno occhi troppo secco. Sono stata scema perché potevo essermi preso il contorno occhi di Oxygen, ma adesso ce l'avevo di là, non avevo voglia, quindi vabbè, ho il contorno occhi qua un po' segnato. E come vi confessavo anche l'altra sera nel mio vlog, ho trascurato un po' la skincare. Anzi. No, nel prossimo vlog, quindi voi non l'avete ancora visto, come vedrete, vi dico che ho trascurato un po' la skincare, quindi vabbè, vado a fissare un po' il tutto leggermente con la cipria, poca roba, perché tanto poi sicuramente sarà da rifare, ne ho preso davvero un filino soltanto, e così dopo andremo a finire meglio sia la base che tutto il resto. Vorrei spegnere il. Dovrei fissare le alette, aspettate perché io sono sempre quella che fa le cose, devo fissare le alette più alte perché sennò muoio. Vabbè, torniamo che qua non ho ben capito. Non ho capito come. Vediamo se. Ok, vabbè, andiamo avanti con sta roba. Allora, la diseducazione che possono dare. Allora, intanto vi dico, vado a prendere. Cosa voglio fare oggi? Avevo detto un make up soft, quindi vado a prendere Narrative. Farò veramente. Visto che mi è stato anche chiesto proprio ieri nei commenti, che stavo ancora a rispondere, un make up sul marroncino. Da prendere Narrative e lo applico su tutta la nostra piega dell'occhio, di entrambi gli occhi chiaramente. E allora io sono rimasta veramente schifata dal vedere il seguito che hanno questi video, da vedere le persone che fanno questi video solo perché poi per farsi vedere che si abbuffano, per far contenti chi? Cioè, la salute, le abbuffate sono un vero e proprio disordine alimentare, soprattutto fatte con grossi quantitativi di cibo, cioè non va mai bene per il proprio fisico fare delle abbuffate, soprattutto quando vengono fatte di continuo, quando vengono fatte sempre di cibo spazzatura e farle vedere in video. È sbagliato perché si tende a normalizzare qualcosa che normale non è, la buffata, nessuno di noi è felice dopo aversi fatto una buffata, ok? E farsi vedere che si mangiano enormi quantità di cibo solo per fare un video perché va di moda farlo, lo trovo terrificante e diseducativo, trovo che sia vergognoso e cerco di fermarmi con gli appellativi. E mi raccomando ragazze, siate più, non fatevi influenzare da questi poveri cretini. Prendo il bianco pan della palette, da questi poveri cretini che fanno
questa tipologia di video senza pensare alle conseguenze che può avere su un ragazzo, qualcuno che cerca di uscire dall'obesità, qualcuno che vuole migliorare e però non lo fa perché dice: ma scusami, se lo fanno tutti sarà normale. No, invece non è normale, essere obesi non è normale, i disordini alimentari non vanno normalizzati e le abbuffate lo sono, ma oltretutto anche lo spreco di cibo. Cioè, ma psicologicamente, psicologi all'ascolto, spiegateci questo fenomeno, cos'è che piace? Ditemelo anche voi, ragazze, che magari li vedete, cos'è che piace? Lo schifo, il disgusto? Non so. Non, cioè, vedere qualcuno che assaggia qualcosa per dirmi se quella cosa è buona è un conto, ma io parlo proprio di video di abbuffata e poi sono andata via di testa per l'appunto quando ho visto madri far abbuffare i figli sul letto, poi che trovo che sia già sbagliato, si mangia a tavola e basta. Sul divano metti qualcosa, ma poca roba, si mangia a tavola. Anche il cibo deve avere una contestualizzazione, perché sennò voi non mi sembra nemmeno di mangiare. È importantissimo sedersi quando si è in casa, chiaramente poi se si è a lavorare uno fa quel che può. Chiaro. Va bene, non importa, andiamo avanti lo stesso. Questo è un video disastro, mamma mia. Sarà l'argomento che fa andare tutto male qua. Secondo me sì. Allora, avvicino qua questo. Così siamo tutti contenti. Allora, andiamo avanti così. Ho messo, ripeto, narrative, che scusate, non ho neanche detto bene, è un nocciola, proprio color nocciola dei gelati, la nocciola con l'iveri. È un color nocciola, non saprei come dirlo, quindi un marroncino, scusate, chiaramente nocciola. È un marroncino molto chiaro, non chiarissimo, che vedete ha fatto questa bella ombreggiatura qua, freddino, che ci piace molto. Dopodiché, siccome voglio fare per l'appunto un look naturale sui toni del marrone come mi è stato chiesto, vado a prendere lo stesso pennello con cui faccio le sopracciglia, scusate, e vado a prendere Adagio, che è il marrone scuro di prima, e vado a tracciare quella che potrebbe essere ipoteticamente la linea del mio eyeliner. Quindi che dire, voi che ne pensate di quella tipologia di video là? Io sclero male. Uno, perché comunque il cibo andrebbe rispettato, non visto come, cioè, in alcuni momenti può anche essere visto come un momento di svago, di gioia, di condivisione, però trovo che sia veramente diseducativo vedere, oltre che a me fa schifo banalmente, e dico fa schifo perché fa schifo vedere uno che mangia e fa tutti quei versi con la bocca, non so, proprio non riesco a capire cosa possa esserci di piacevole o di rilassante, banalmente. Quelli che bevono la zuppa fanno sclero malissimo, ok? Quindi già io non sono in grado di capire una cosa del genere, proprio non rientra nelle mie facoltà capire qualcosa di simile. Quindi ditemi voi cosa ne pensate, vi prego, di questa tipologia di video, che io, cioè, più che dire che mi fa schifo, che lo trovo diseducativo, che trovo terrificante vedere madri farlo fare alle figlie, o che gli danno da mangiare roba per fare video, gli danno da mangiare roba di merda perché è quella che tira, prendo sempre narrative, che è sempre il nocciolo di prima. Quindi questo look sarà tendenzialmente caldino. Lo lascerei anche quasi quasi opaco, ma non sono convinta della mia scelta. Perché tanto che non faccio un look opaco totalmente. Trovo che sia brutto da vedere, punto. Però questo potete anche dirmi, è un tuo gusto personale. Allora, ritorniamo al fattore che c'è la gente che muore di fame, che il cibo bisogna che noi, della nostra parte di mondo, cominciamo a vederlo con maggiore rispetto, come era una volta. Purtroppo ora, col fatto che
tutti possono comprarsi tutto da mangiare, qualsiasi cosa si vuole si può avere, il cibo è una dipendenza come tante altre, alla fine va messa al pari dell'alcol, del fumo, delle droghe, soprattutto il cibo ancora peggio perché è qualcosa di cui non ci possiamo privare, no? Quindi già di per sé il cibo crea delle vere e proprie dipendenze con degli effetti gravosissimi sulla salute, sull'impatto anche che la salute ha a livello banalmente sanitario negli ospedali, no? Quanto costa l'obesità alla sanità che noi paghiamo con le tasse? Costa tanto, costa tantissimo, per cui non mi sento di appoggiare o di sposare. Ah, che carine le cagnette. Di sposare qualcosa del genere. Aspettate che. Chiaramente anch'io faccio le mie mangiate, magari la sera quando ho qua Michele, quelle 2 volte al mese, quelle 2 domeniche al mese che siamo a casa, o quei 2 sabati, quello che è, ci vogliamo fare la mangiata, ce la facciamo perché è un momento di condivisione dove ci piace stare insieme, però la mangiata cosa si intende? Si intende una brioche al mattino e una pizza la sera con il gelato, ok, magari in quantità, però finisce lì e si tratta di 2 volte al mese, quindi ok. E poi cerco di darvi il messaggio del movimento, quindi di equilibrare le cose. Mentre in altri canali dove si vedono ste obese o sti obesi che si abbuffano di cibo e poi spoltiscono tutto il giorno e fanno ingorzare anche i loro figli, io onestamente li arresterei. Trovo che sia. Non vado oltre. E anzi, voglio sentire la vostra di opinione a riguardo. Io trovo che sia una piaga terribile, però ormai veramente. Ormai io vedo tutto in decadimento, non c'è più nulla che vada bene, eh? Non c'è più nulla che vada bene. Ora che sono un po' indecisa qua sul da farsi, vado a intensificare ancora narrative sulla piega dell'occhio e vado a sistemare meglio la mia sfumatura. A me piace anche così opaco, però non so se lo voglio lasciare opaco così. Diciamo che se dovessi fare solo il video, sì. Visto che ci devo uscire, in realtà io ho qualcosa sulla palpebra, lo andrei a mettere. Però prima di metterlo vado a fare l'eyeliner con il NYX, così dopo mi capisco meglio. No, questo è il NYX marrone, voglio quello nero. Cioè, un conto è tipo io, anch'io nei miei Gatorade With Me, soprattutto all'inizio quando facevo solo il Gatorade With Me, bevevo tranquillamente, cioè se devo bere un po' di acqua, un caffè e faccio il verso, cioè faccio del rumore, lo lascio nel video per carità, mangiamo tutti, tutti facciamo rumore, però fare un video positivamente dove mi ingozzo, mangio di merda, sto trascurando quindi la mia salute, do un messaggio brutto, diseducativo a chi mi segue, magari per carità, io ho un pubblico di adulti, però potrebbe anche capitare che la ragazza vede il mio video, che una ragazza giovane vede il mio video. Ho fatto una cagata, ho fatto un mega eyeliner che non volevo fare, non era nelle. Che non si può parlare mentre ci si mette l'eyeliner, bisogna stare zitti quando si mette l'eyeliner. Dopo lo sistema, faccio la mia codina qui e qui. Farò il video sull'eyeliner, non mi preoccupate che arriva tutto. Sul come metterlo senza l'eyeliner in penna. Un attimo di pazienza e vi prometto che tutto arriva. Ok, e qua ok così. Ora andiamo a sistemare questa parte qui con del correttore banalmente o del fondotinta. Difficile argomentare e parlare, comunque io spero che in realtà tra di voi non ci sia nessuno fan di questa tipologia di video, perché
Ripeto, io quando parlo non voglio offendere nessuno, però chiaramente ho le mie opinioni e trovo un'altra cosa alla quale io mi attacco sempre, di cui parlo, trovo che quelli siano proprio i video per chi non ha e che guarda, cioè oltre a chi li fa, che magari uno che lo fa vuole semplicemente fare il furbo perché segue qualcosa che funziona, no? Perché dice: se funziona e tutti guardano quei video là, io ci voglio campare facendo video perché non li dovrei fare. No, poi se uno non ha etica morale, capite bene che 2 più 2 fa 4. Io non farei mai qualcosa di diseducativo solo perché magari è in voga o fa visualizzazioni, un po' come i discorsi adesso LGBT, onestamente, che stanno anche un po' stancando, tipo il tutti con l'asterisco, ne ho parlato anche su Instagram, storpiare così la grammatica italiana per qualcosa che non ha senso, nel senso che non è la grammatica il problema dell'inclusività. Per me tutti è generico maschile e femminile, fine, tutti e tutte, basta. Però tutti vuol dire generico maschile e femminile. Questa però è un'altra cosa di cui parleremo in un altro video se volete, non adesso, che già questo argomento sul cibo, poi io quando si parla di cibo mi incazzo perché ne manca il rispetto di vedere il cibo come fonte di nutrimento e come un mezzo per essere sani, in salute, in forma. Quindi viene visto semplicemente come qualcosa che ci deve appagare. Sì, però anche no. Nel senso, il cibo ci deve nutrire, per prima cosa. Dobbiamo cibarci per stare bene, essere in salute, per prevenire anche determinate malattie che il cibo può prevenire, può essere un valido aiuto se mangiamo in modo corretto, però purtroppo sembra che tutti lo sanno, ma nessuno lo fa. Quindi vado a prendere Adoration, che è questo duochrome bianco e viola, che è un po' fuori da quello che secondo me pensavate, però siccome negli ultimi video ho sempre preso questi due nude qua, e ora non voglio andare a prendere potrei prendere anche il ramato, volendo, però vorrei raffreddare ancora un po', quindi vado ad applicare questo duochrome che sta da Dio, non so se vedete, che è leggerino, così dà questo riflesso freddo al marroncino e mi piace molto. Ha raffreddato un bel po', è diventato un po' particolare. Ora qui, se lo mettete picchiettandolo, non volendolo rendere troppo denso, perché comunque questo è un top coat. Se lo mettete così, senza per l'appunto cercare di dargli troppa enfasi, ma solo che si sia questo vedo non vedo, vi raffredda il look, è venuto bello freddino. Se volevate mantenerlo più caldo, potevate o lasciarlo così com'era opaco, che comunque stava molto bene, oppure potevate andare a utilizzare un ramato o un altro shimmer. Adesso io non volevo appesantirlo troppo, mi piaceva l'idea di raffreddarlo. Vado semplicemente però con Narrative di nuovo un po' sopra, perché comunque si era raffreddato troppo. Diciamo che vado a spegnere un po' questa punta di viola dal vivo, in video non so se si possa vedere dal vivo, qua mi è rimasta una perlescenza violacea, vediamo se si vede dal vivo, qua rimane una perlescenza violacea che se no non ci sarebbe stata, però rimane tendenzialmente un look opaco da lontano e questa cosa mi piace molto perché è quell'opaco che però risulta luminoso. Quindi sfumo bene qua i miei bordi, vedete che con poche cose ci riesce a fare tutto. Dopodiché prendo sempre il marrone scuro, quindi adagio, e vado a fare qua la mia sfumatura qui sotto. Poi in realtà stamattina veramente non ho concluso niente. Vabbè, ho sistemato qua dietro le luci, come sembra si veda bene, quindi sono contenta almeno di questo. E ho messo a caricare il video. Ecco, così ne ho fatto. Potevo fare di più, però ho fatto anche ieri sera. Dai, sono stata bravina. Ok, vado a prendere qua le mie cose. Non voglio truccarmi troppo, non voglio mettere nulla all'interno della rima.
prendo questo pennello grande per fare la mia sfumatura. Aiuto. E io direi che non ho altro da aggiungere sull'argomento, se non che sono assolutamente contraria e declasso subito, cioè se io ho un youtuber, cioè se uno dei miei youtuber preferiti si mettesse a fare quella tipologia di video là, che non è chiaramente del suo campo, si mettesse a fare quella tipologia di video là per il semplice fatto di dover fare visualizzazioni, io onestamente gli tolgo il follow, glielo tolgo subito. Perché non mi rispecchia, capito? Non sarei più in sintonia con lo youtuber in questione. Prendo l'eyeliner di Astra, vado a ripassare qua il mio eyeliner, che come vedete si era un po' schiarito. Come vedete, quando lo ripasso, non vado esattamente sopra l'eyeliner che avevo fatto. Vado soprattutto sulla parte finale, in questo modo io comunque ho scurito tutta la mia rima infraciliare, però andrei a enfatizzarsi il nero solo sulla fine dell'occhio. In questo modo, da lontano, a me che piace questo effetto di occhio allungato di Cat Eyes, avrò il nero solo dove voglio, quindi qua avrò questa parte più scura e ci sarà un'ombreggiatura impercettibile, no? Però da lontano fa il suo effetto. Quindi così riprendo un attimo l'angolino interno. E vado ad aggiustare un po' qui sotto. Qui sotto, volendo, potremmo mettere qualcosina di piccolino per illuminare qui. Potrei prendere sempre adagio, ma ho paura che sia troppo. Proviamo, dai. Però lo bagno stavolta adagio perché va un po' bagnato, secondo me. Vediamo un po'. Perché qui sotto mi vedo troppo scura e opaca. Mi prendo adagio con un pennello, però lo bagno. No, adagio, scusate. Adoration, questo qua, il duochrome viola, ecco. Quindi lo vado ad applicare qui così. Che dia questo tocco di luminosità. Io non sono sempre amante dell'angolo interno dell'occhio illuminato, quindi tipo in questo caso lo lascerò così che dà questa punta di viola. Doveva essere un look sul marroncino, perdonate, alla fine è diventato un trucco marrone viola che freddo. Non so, a me piace, devo dire comunque. Mascara. Mi serve un mascara waterproof perché questo qua mi si stampa di Pupavamp. Vabbè, pazienza. Qua ci sarebbero state da Dio le ciglia finte, però adesso no, ragazze. Quando vado in ferie vi faccio un po' di video con le ciglia finte, adesso non me la sento di usarle. Guarda che non c'ho voglia. Mi è venuta anche fame, voglio andare a mangiare il mio cetriolo. Col dolcificante che è diventata la mia nuova mania. Molto buono. Ecco, quindi mi dispiace, non so come altro argomentare se non dire che spero che siano dei video che man mano vanno scemando. Purtroppo vedo che il trend non è questo e che non è mai stato questo, perché quando qualcosa fa scalpore viene sempre osannato, qua c'era un puntino nero, viene sempre osannato invece che essere colpevolizzato. Oltretutto, ripeto, si mangia a tavola, anche il contesto dove mangiate è importante, soprattutto quando siete in casa, perché se siete via è un conto, ripeto, quindi quando potete mangiate a tavola in modo corretto, preparatevi anche bene la tavola, apparecchiate bene, tutto un contesto che vi dia proprio l'idea che voi state mangiando, questo vi appagherà di più. Il mio consiglio è non aprite quei video, non aprite quei video, non li dovete aprire, non apriteli per curiosità. Io guardate, li avevo aperti quando non sapevo cos'erano, adesso avevo aperto qualche video per capire, per parlarne con voi, però vi prego, se siete in disaccordo con questa tipologia di video, non apriteli e soprattutto se qualcuno vi dice che vi piacciono,
eliminatela dalle vostre conoscenze e amicizie, perché vuol dire che, cioè, secondo me sono video negativi sotto tutti i punti di vista. Non gli salvo niente a questi video, purtroppo. Ok, ancora un po'. Carino questo look, mi sa che lo rifarò anche per Instagram perché è veramente carino. Ripasso un po' di blush. Stavo dicendo fard, che era molto da boomer, come si dice ora. Voi prendete qualsiasi blush rosato, questi raga non scrivono manco più, quindi devo proprio scartavetrarli. Ma giusto, giusto. Vorrei dargli l'ultima botta prima di buttarli, perché mi sa che questi finiranno nel cestino, perché oltre che sono scaduti, manco scrivono, scrivono molto poco. E un po' qui sul tempio che sembra abbronzato. Mio Dio, mamma mia, che disastro. Ora vado a fare, intanto a mettermi l'illuminante che sarà questo qui, in Abra, il Divinizer. Voi mettete l'illuminante che più vi sta bene o che più vi dona. Mi raccomando, quando io faccio i video, make-up, e uso delle palette, voi non vi dovete basare sulla palette, vi prego, voi dovete prendere come riferimento i colori. Marrone è marrone, rosa è rosa, cioè a meno che non siano duocromi particolari, tutto il resto potete usare qualsiasi palette, cioè lo potete riprodurre e rifare in qualsiasi modo. Mi raccomando, non vi focalizzate mai sulle palette. Adesso per variare, siccome devo andare a pranzo e non voglio sprecare il rossetto. A pranzo, nel senso, devo andare a mangiare per poi andare a lavorare. Non voglio sprecare i miei rossetti preferiti, dato che sono introvabili. Metto un po' di matita, come vedete l'ho sfumata. Ora passo un po' di correttore sul contorno labbra. Il correttore mio in realtà è il fondotinta che ho usato prima. La matita è un Coffee Bean 041 di Rimmel London, una matita vecchissima, risumata chissà dove. Ok. E ok. Mettiamo un po', metto un po' di lip, anzi metto questo perché ce l'ho fuori, l'ho usato l'altro giorno, che è RSVP dei Shin Theory Lip Gloss Nabla, che è molto carino, ora ve lo faccio vedere. Che ci sta da Dio questo look. Questi sono stati gli ultimi prodotti che mi ha dato Nabla. Dopo non è più arrivato niente, si parla ormai di 2 anni fa. Però sono molto belli. Io non li avrei comprati perché il lip gloss lo metto per fare i video, volendo le foto, però normalmente se dovessi uscire non lo userei. Vediamo se qua riesco a usare un po' così. Normalmente non lo userei perché per l'appunto si va via, insomma, quindi è bello sì, però. Questi durano un po', per carità. Poi sono arrivate le mascherine, hanno preso le scatole, per cui c'è anche quello da dire. Oh, cioè che qua non mi piace che si vede quello lì. C'è anche questo da dire. Per il resto, io sono soddisfatta in ogni caso del make-up che ne è uscito, mi piace molto, è carino, mi piace tanto. Devo dire, è uno dei miei make-up in zona comfort preferiti. Anche se in realtà così non l'avevo mai fatto, però penso che lo farò spesso, lo riprodurrò anche per Instagram. E allora, detto ciò, aspetto i vostri commenti su questo argomento, che sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate. Io penso di essermi espressa chiaramente su quanto sia contraria e disgustata da determinate dinamiche, che trovo diseducative per primo punto.
Secondo punto, trovo aberrante vedere genitori sfruttare i propri figli per fare questa tipologia di video, perché alla fine quello è, punto. Non mi venite a dire che i genitori fanno abbuffare i figli perché gli vogliono tanto bene, perché non è così. E niente, spero che questo make-up look vi sia stato di ispirazione, che vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia nonostante l'argomento un po' così, un po' gnì. Voglio sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Mi raccomando, scrivetemi che poi così ne abbiamo da parlare per i prossimi Get Ready With Me, che magari saranno un po' più variegati a livello di chiacchiera, però questo, avendo deciso in ultima che fosse un video della domenica, non volevo renderlo troppo peso. Quindi niente, dai. Io sono soddisfatta, il make-up mi piace, fatemi sapere se vi piace anche il make-up look. Ci vediamo domani col vlog. Vi ricordo di mettere un mi piace, di commentare, di lasciarmi ho detto già commentare il mi piace, ho già detto tutto. Per chi volesse, per chi potesse, c'è l'opportunità di fare un super grazie. Voglio prendere il vizio di fare questa cosa che mi piace troppo. Di fare un super grazie, sono vecchio ormai, di fare un super grazie per chi volesse, per chi potesse, mi raccomando, solo chi vuole e chi può. È come se mi stesse offrendo un caffè virtuale, diciamo, quindi tutto ben apprezzato. Poi martedì è il mio compleanno, non so se ci sia. È uno scioglilingua. Non so se ci sarà il video martedì, che è il mio compleanno. Devo decidere un po' cosa fare adesso con questi video, perché col fatto che è estate vorrei togliere il video del martedì oppure tenerlo solo se ho qualcosa di cui parlarvi in particolar modo, con particolare fretta, quindi tenere i video lunedì, mercoledì, giovedì e domenica, che diventano così due vlog e due Get Ready With Me. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti. Bacio, a domani, ciao ciao!